Ben ritrovati italiani, continuiamo a parlare di sbarchi nel Mediterraneo che ha superato quota 100.000, lo annuncia a Ginevra l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, precisando che dall'inizio del 2015 circa 103.000 persone sono arrivate via mare, essenzialmente in Italia 54.000 e in Grecia 48.000. L'OIM stima che la maggior parte dei migranti arrivati in Italia al largo di Lampedusa sono partiti dalla Libia. E proprio per questo abbiamo come ospite in studio Maurizio Bove dell'ANOLF di Milano, presidente dell'ANOLF di Milano, e Mohamed Sadi, presidente dell'ANOLF nazionale. Vi ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Parleremo quindi anche, avremo un collegamento telefonico con il segretario generale della FISASCA di Milano, però prima di entrare anche in collegamento, chiediamo a Maurizio Bove di raccontarci un bel progetto, un inizio di un progetto, di un percorso direttamente a Lampedusa, quindi l'immigrazione Milano e a Lampedusa e anche ad Agrigento. Come è partito questo progetto e perché avete voluto parlare e andare lì sul posto? Buongiorno innanzitutto. Milano è da tempo lo snodo principale di questi flussi migratori, di una nuova migrazione, una migrazione di rifugiati che vengono da paesi in crisi e che quindi scappano da situazioni drammatiche e arrivano in Italia. Uno dei punti fondamentali del transito è proprio la nostra città e casualmente, tra l'altro, i nostri uffici si trovano proprio nei pressi della stazione centrale, di quella che è la zona dove queste persone arrivano e trovano una prima accoglienza, una prima ospitalità prima di partire, come tutti quanti sanno, verso altre mete ed altri paesi. La nostra idea è stata quella quindi di andare a vedere, a toccare con mano una tappa, un'altra tappa di questo viaggio, perché arrivano a Milano, ma prima di arrivare a Milano c'è una tappa precedente, quindi c'è lo sbarco drammatico spesso sulle coste della Sicilia e volevamo andare a parlare con le persone che direttamente gestiscono la prima accoglienza e che quindi potevano raccontarci senza la mediazione spesso strumentale dei mass media, quello che effettivamente succede, per provare ad ascoltare qualche storia da chi in prima persona vive queste vicende. Perché la FISASCAT? Perché sicuramente la FISASCAT è una delle categorie che dal punto di vista dei lavoratori non italiani vede una delle presenze maggiori, soprattutto nella nostra città. Noi abbiamo a Milano, in Italia in generale, ma a Milano soprattutto, una fortissima etnicizzazione del lavoro e vuol dire che in determinati settori lavorano soltanto i cittadini provenienti da altri paesi e molti di questi settori sono coperti proprio dalla FISASCAT. Quindi è partito un po' prima questo progetto con un'idea di collaborazione tra ANOLF e FISASCAT, innanzitutto per sensibilizzare i nostri operatori e i nostri delegati rispetto a questo tema e poi per far crescere i lavoratori stranieri in modo che siano non soltanto rappresentati, ma anche rappresentanti dei lavoratori. Tutto però voleva cominciare da rendersi conto e toccare con mano, ripeto, questo fenomeno che stiamo vivendo di grande attualità. E a proposito di FISASCAT, vediamo se è in collegamento il segretario generale della FISASCAT di Milano, che salutiamo, vediamo Luigino Pezzuolo, e sì, mi dicono che è in collegamento e chiediamo subito qual è il problema che vi siete posti sul territorio. Siamo partiti da Milano per cercare alcune risposte su un fenomeno estremamente importante, quello della migrazione dei lavoratori dagli stati stranieri agli stati italiani. Ci siamo posti il problema di andare a Lampedusa perché abbiamo sempre sentito sui giornali che cosa succedeva in questa regione, in questo luogo d'Italia, sapendo che uno degli hub dove arrivano i migranti è sicuramente Lampedusa e l'altro è sicuramente Milano. Abbiamo perciò preso le nostre valigie, ci siamo messi in cammino e dentro questo cammino abbiamo ricercato le risposte di questo fenomeno, che tutto sommato non si vede magari in prima apparenza, ma scavando dentro le varie situazioni, analizzando le varie esperienze di tanti soggetti con cui abbiamo avuto il piacere di parlare,
siamo riusciti a farci un'idea di cosa sia il fenomeno della migrazione, quali siano i problemi che vivono i migranti che stanno arrivando in Italia e soprattutto qual è l'immagine che noi stiamo dando e l'aiuto che gli stiamo dando dal punto di vista del progetto. Perciò noi ci siamo portati a casa sicuramente la conoscenza del fenomeno, abbiamo potuto capire che cosa succede a una persona che arriva in Italia attraverso ovviamente questa esperienza drammatica. Abbiamo potuto capire esattamente quali possono essere i loro bisogni, perciò bisogni di poter portare a casa, tra virgolette, un'esperienza lavorativa e portarsi a casa anche un bagaglio dal punto di vista delle conoscenze, e nello stesso tempo abbiamo anche capito che l'unico modo per poter interagire con questi possibili cittadini dell'Europa futura è quello di dialogare con loro, presentare bene il nostro paese e altrettanto tentare di offrirgli una possibilità dal punto di vista o dell'accoglienza temporanea o comunque dell'attività lavorativa. Grazie Luigino Pezzulo, segretario generale della FISASCA di Milano. Lo salutiamo e salutiamo appunto tutta la sua organizzazione e tutto il suo staff. E ritorniamo con il presidente nazionale dell'ANOLF nazionale, Mohamed Sadi. Un po' se ci puoi descrivere e anche a che punto siamo e perché continuare a sostenere queste iniziative anche a livello nazionale. Sostenere questa iniziativa è uno degli obiettivi delle attività che l'associazione svolge a livello nazionale. Bisogna poi partire anche da una constatazione che in quella regione, vale a dire siciliana, c'è già funzionante una rete delle ANOLF a livello territoriale. Quindi che una sede territoriale importante come quella di Milano vada in Sicilia per rendersi conto come si svolge l'accoglienza e come scambiare le buone pratiche è una cosa importantissima. Ci aiuta molto a, oltre ad modellare un nuovo percorso, ma anche a capire come bisogna intervenire e quali strumenti bisogna mettere in campo per far fronte a questa emergenza. La situazione è talmente drammatica, le decisioni prese dell'Europa sinceramente non ci aiutano e non aiutano comunque la soluzione, a trovare una soluzione immediata agli eventi drammatici che stiamo vivendo. Credo che una decisione così egoistica da parte di alcuni paesi che non guardano come principio cardine l'accoglienza, l'assistenza verso coloro che hanno bisogno, che non hanno scelto, non hanno disegnato un progetto migratorio, ma sono persone che sono scappate dalle guerre, dai conflitti etnici. Quindi ho una responsabilità. Dietro questo ce l'ha l'Europa, non ci dimentichiamo che la guerra in Libia l'abbiamo fatta noi, quindi se quel male che esiste attualmente in Libia non avrà fine, io credo che sarà molto ma molto difficile fare un freno a questi flussi, non chiamerei migratori, ma ai flussi dei rifugiati e dei profughi. Maurizio, voi avete fatto anche diverse programmazioni, avete partecipato a diversi incontri locali. Innanzitutto corre l'obbligo proprio di ringraziare tutte le persone che abbiamo incontrato, le associazioni, innanzitutto l'ANOLF regionale della Sicilia e l'ANOLF di Agrigento con Donato, che è stato veramente un ospite eccezionale e ci ha permesso di fare tutti questi incontri, tra i quali citavi giustamente la Caritas di Agrigento. Per noi è stato molto importante perché noi, lo dicevo prima, vediamo soltanto la seconda parte, o forse la terza, perché poi ci dimentichiamo sempre che ci sono dei viaggi anche prima di arrivare al mare e al tragitto col barcone. Quindi è stato importante incontrare questi soggetti che non solo ci hanno spiegato quello che fanno quotidianamente e quella che è la loro impressione non basata su delle teorie, ma basata proprio su quello che fanno quotidianamente. E in secondo luogo ci hanno anche accompagnato fisicamente a vedere i centri dove poi queste persone vengono
vengono ospitate. Abbiamo avuto la possibilità di vedere i centri di prima accoglienza, quindi nel momento subito dopo lo sbarco, dove le persone vengono accolte e ricevono le prime cure, e poi i centri invece, gli SPRAR, i centri di seconda accoglienza, dove poi una volta che la persona ha richiesto asilo attende con pazienza infinita, e spesso alcune volte finisce anche la pazienza, la convocazione presso la commissione territoriale per presentare finalmente la sua domanda di asilo. Quindi veramente abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di seguire una fase di questo percorso, di toccarla con mano e di verificare tutte quelle che sono le criticità che comunque ci sono. Mohamed diceva che ci vuole più Europa, citava giustamente questa cosa, e noi abbiamo visto che in alcune fasi di questo percorso ci vuole anche più Italia, perché dopo 30 anni di fenomeno di sbarchi, di questo fenomeno drammatico, di questo esodo che sceglie l'Italia come prima costa di approdo, ancora siamo in una gestione assolutamente emergenziale, non abbiamo ancora una gestione strutturata dell'approccio nei confronti dell'accoglienza, nei confronti dell'assistenza di queste persone che hanno bisogno veramente soltanto di essere ascoltate, di essere accolte e spesso di essere accompagnate verso quelle che sono i loro paesi veri di destinazione. Bene, voi avete anche realizzato a Milano un interessante incontro e iniziativa, avete lanciato e mandato anche nelle piazze un interessante film documentario, più corretto, Io sto con la sposa. Vediamo il trailer e poi ritorniamo. العام اللي فات انا كنت بسوريا يعني كنت بالحرب يعني شفت الحرب شفت اللي صار بسوريا اجيك علاقة لانه من دمر بجراس خان الشيخ الاصدقاء ما في تخلي العرب بالشارع يعني قدر الامكان بس بالنهايه لما يصيروا يوصل حالة لانه عندك 1000 2000 بني ادم واصلين صار شو بدك انا ضليت شي ساعة مسدتيني بين الجثث مسدتوني بالسفينة وصاروا يحطوا العالم الميتي فوقي يعني ما غرقت بالبحر يمكن اختنق بين الجثث والله العظيم نشوف عالم ثبتوه بالارض هيك الدم يطلع من بين ايديه عم يضربوا على ايديه مو ما بدي اقصهم هي اجت من هون اكيد بدنا نساعد هاي الناس فكرنا هيك نعمل عرس وناخذ مركب عرس مين بده يوقف مركب عرس مثلا ليش وقف مركب عرس أنا بدأ وتر شوي وتر انت طيب هذول أربعة بنروحوا على السجن مشانك أستاذ انت انت شو حصير لك الحين مسكوك برجع على إيطاليا نحن مو مهربين ما عندنا عرس صح ولا عيشة كويسة لأولادي يعني مش إلي وبعدين بدي أحاول أجيب أولادي يشتغلوا ويعيشوا عيشة كويسة يكون معهم جنسية يقدروا يسافروا وين ما يروحوا وين ما بدهم يعني Ritorniamo dopo aver visto il trailer Io sto con la sposa e la storia, ricordiamo, di 5 siriani, 5 palestinesi, una sposa e i suoi contrabbandieri. Perché avete deciso di riproporlo in una piazza così significativa a Milano? L'abbiamo riproposto perché in stazione centrale, perché è il luogo dove tutto comincia e semplicemente per ringraziare Milano, perché in questa gestione emergenziale Milano ancora una volta ha dimostrato da parte dei cittadini il cuore nel saper accogliere. Ad un certo punto si è dovuto anche stoppare i viveri che continuavano ad essere portati dai cittadini vestiti perché veramente ce n'erano troppi. Quindi nonostante una gestione emergenziale Milano ha sempre ancora una volta dimostrato che è una città con un grande cuore.
E su questo, quindi, Sadi, una tua ultima riflessione su questa puntata e su questa su queste tematiche. No, la mia riflessione è la riflessione di uno che pensa che bisogna fare sempre di più, che il fenomeno crescerà sempre. Bisogna sempre partire da una consapevolezza che oramai abbiamo una società multietnica, abbiamo una presenza di circa 5 milioni di persone provenienti da altri paesi. Quindi noi come soggetto sociale continuiamo a fare la nostra azione, continuiamo ad avere un approccio più accogliente, un approccio che cerca comunque di capire le esigenze, capire le motivazioni che hanno spinto moltissime persone a lasciare il loro paese, e continueremo anche a cercare di individuare dei processi, dei percorsi di integrazione insieme alle istituzioni, insieme all'organizzazione sindacale, ma non ci fermeremo solamente a questo. Cercheremo di insistere con un'azione molto incisiva sulle istituzioni, sul governo, affinché possa assumere delle responsabilità che siano diverse rispetto al passato. Dobbiamo essere tutti quanti coscienti che il fenomeno è un fenomeno complesso, quindi esige più strumenti, più energia. Grazie, con questo abbiamo concluso. Ringraziamo Maurizio Bove, presidente dell'ANOLF di Milano, di essere stato con noi, Mohamed Sadi, presidente nazionale dell'ANOLF, e appunto anche il nostro amico di Luigino Pezzuolo, segretario generale della FISASCA di Milano, e anche tutte le persone che hanno collaborato in questa grande esperienza, e i nostri amici appunto della Sicilia, dell'ANOLF anche della Sicilia e della FISASCA e della CISL naturalmente. Con questo concludiamo l'ultima puntata prima della nostra pausa estiva. Noi vi salutiamo e vi continuiamo a invitare a continuarci a scrivere, perché il dialogo e l'interazione rappresenta una ricchezza culturale. Quindi un ringraziamento speciale dalla nostra redazione di Labor TV. Ci rivedremo dopo la nostra pausa estiva. Un cordiale saluto a tutti e alla prossima stagione.